interdittiva, sequestro di disponibilità finanziarie e quote sociali ad un imprenditore tarantino per le ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta aggravata e autoriciclaggio. Un documento comune per affrontare i problemi della sanità ed il mandato al sindaco Melucci per il tavolo di confronto con Regione ed ASL. È stato questo l'esito del Consiglio Comunale monotematico sulla sanità a Taranto. Venerdì e sabato prossimi a Palagianello si terrà la prima edizione del Festival del Turismo e dell'Enogastronomia. Oggi la presentazione. Ancora ben trovati nuovamente in diretta il TG dedicato a Taranto e la sua provincia. In apertura la cronaca: misura interdittiva, sequestro di disponibilità finanziarie e quote sociali ad un imprenditore tarantino per le ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta aggravata ed autoriciclaggio. Avrebbe sottratto documentazione contabile societaria da un'impresa fallita e distratto disponibilità finanziarie per circa 215.000 euro. Un imprenditore della provincia di Taranto dovrà difendersi dalle accuse di bancarotta fraudolenta aggravata ed autoriciclaggio. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Taranto hanno dato esecuzione all'ordinanza applicativa della misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività di impresa per 12 mesi su richiesta della Procura della Repubblica. Il provvedimento è giunto al termine dell'indagine cominciata nel febbraio 2020, che ha visto indagate 5 persone relativamente al fallimento di una società con sede a Taranto a capo di un impianto di distribuzione di carburanti. Secondo gli investigatori, una parte della somma sarebbe stata poi autoriciclata per la costituzione di una nuova società, anch'essa operante nel settore del commercio dei carburanti. L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro nei confronti di 2 persone tra i 5 soggetti indagati nel procedimento di disponibilità finanziarie per un importo di oltre 215.000 euro, pari alle distrazioni economiche delle quote di partecipazione al capitale sociale dell'impresa costituita attraverso il presunto autoriciclaggio di proventi della bancarotta fraudolenta. Un documento comune per affrontare i problemi della sanità ed il mandato al sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, per un tavolo di confronto con la Regione Puglia e con l'ASL competente. È stato questo l'esito del Consiglio Comunale monotematico, appunto, sulla sanità nella città bimare. Convergenza su un documento comune si è chiuso senza distinzioni di bandiere il Consiglio Comunale monotematico sui problemi della sanità a Taranto, convocato su richiesta della minoranza che ha visto la partecipazione dei vertici dell'azienda sanitaria locale e dei sindacati di categoria. Maggioranza e opposizione del Comune Ionico hanno votato assieme, con l'astensione del solo Vietri, un ordine del giorno con il quale dà mandato al sindaco e presidente della provincia Melucci di avviare con urgenza tavoli di confronto con la Regione Puglia e l'ASL per il potenziamento dei servizi sanitari. Tra le richieste figurano il coinvolgimento della sanità privata per la gestione dei codici bianchi e verdi, un concorso straordinario per l'assunzione di personale medico e paramedico per l'ASL, corsie preferenziali nelle liste di attesa per gli utenti con codice di esenzione 048 e l'aumento dei presidi di pronto soccorso. Un'occasione di confronto che è stata accolta favorevolmente dalle sigle sindacali di categoria. È il momento della consapevolezza. Probabilmente è la presa di posizione per la prima volta della città su un tema drammatico che interessa tutti i cittadini. Finalmente la città nella sua massima assise si ferma e riflette sulla condizione drammatica in cui versa la sanità tarantina. È indubbio che la politica deve tornare a fare la politica, regolare i processi, prendere consapevolezza, che sia il momento invece di una riflessione seria su come costruire l'offerta di salute in questo territorio. Soltanto chi veramente ogni giorno ha il polso con i lavoratori e con le aziende, sia pubbliche che private, possono dare un apporto maggiore. Il professor Armando Piccinni è stato ospite a Taranto. L'importante fondazione che presiede si occupa dello studio delle malattie della mente. Lo studio del cervello e delle sue patologie sono stati protagonisti a Taranto grazie alla presenza del professor Armando Piccinni, presidente di Brain Research Foundation Onlus, ospite di un convegno di Carlo Fiorino Hospital e Sata Group. La fondazione senza fini di lucro studia il comportamento umano e le malattie della mente, sviluppa e finanzia progetti di studio per incrementare i livelli di conoscenza psichiatrica e psicologica. Io tengo moltissimo a questa fondazione, un ente di ricerca fondato nel 2015, quindi siamo al settimo anno di attività, e una fondazione che ha come mission quindi le neuroscienze e la patologia psichiatrica,
ma soprattutto con due indirizzi, un contenuto sociale per la ricerca nell'ambito diciamo delle scienze sociali, quindi ecco per esempio lo studio che stiamo facendo sul long covid riguarda proprio una condizione ampia di follow up nel tempo per valutare i disturbi nella popolazione generale. Abbiamo collaborato col Ministero della Pubblica Istruzione, abbiamo per le dipendenze comportamentali nei giovani dalla prima media al quinto liceo, quindi su dipendenze da telefonini, da internet, un utilizzo dei mezzi informatici indossabili nei pazienti bipolari per la prevenzione delle ricadute. Venerdì e sabato prossimi a Palagianello si terrà la prima edizione del Festival del Turismo e dell'Enogastronomia. Questa mattina la presentazione dell'evento. Il 2 e 3 dicembre Palagianello si prepara ad ospitare nel Castello Caracciolo il primo Festival del Turismo e l'Enogastronomia nella Terra delle Gravine, organizzato dall'Istituto Scolastico Mauro Perrone in collaborazione con il Comune. In entrambe le giornate si inizia alle 9.30 con workshop incentrati su i frantoi e l'olivicoltura tra tradizione e innovazione, il pane, aprire un B&B, le proloco, la civiltà rupestre, tra gli ospiti anche due assessori regionali, quello all'agricoltura, Pentasuglia, e al turismo Lopane. Creare un sistema al pari degli altri sistemi turistici che troviamo in Puglia, basato sui trasporti, sulla ricettività, dove il turista viene accolto, viene cullato, praticamente viene coccolato e poi ovviamente ritorna. Sindaco, due obiettivi che si ricongiungono, tenere qui i nostri ragazzi, i nostri talenti, che possono strutturare un'offerta turistica migliore. È un motivo per cui i ragazzi che frequentano l'istituto alberghiero comincino a guardare già oltre quello che è il mondo della scuola. Attualmente Palagianello non vive di turismo, però potrebbe essere una buona opportunità da inseguire, è vero? Palagianello non vive di turismo, ma negli ultimi anni Palagianello ha avuto un incremento di turismo, tant'è vero ne abbiamo avuto quest'anno un picco di presenze di turisti. Grande successo al Teatro Orfeo di Taranto per Queen Barcelona Opera Rock con l'orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Roberto Molinelli. Queen Barcelona Opera Rock è approdata a Taranto al Teatro Orfeo e ha lasciato il segno tra gli applausi convinti del pubblico. Lo spettacolo propone l'intero album capolavoro pubblicato in tutto il mondo nel 1988 ed eseguito dai Queen con le strepitose interpretazioni di Freddie Mercury e Montserrat Caballé. L'orchestra della Magna Grecia, diretta dal maestro Roberto Molinelli, con le eccezionali voci del soprano Desiree Rancatore e di Joan Boding, ha portato per la prima volta in giro per l'Italia uno straordinario progetto che si conclude, non poteva essere altrimenti, con i brani più famosi dell'iconico gruppo dei Queen. Un progetto che è unico nel suo genere. Io sono felicissimo di portarlo per primo in Italia con l'orchestra della Magna Grecia. Sono felicissimo e con due solisti di eccezione, Desiree Rancatore, soprano di fama internazionale, Joan Boding, cantante svedese che ricorda Freddie Mercury, ma che ci mette tanto di suo e tanta energia e tanta passione. Cosa dire di questa meravigliosa orchestra che passa dalla sinfonica al rock, al jazz, attraversa tutti i generi musicali con una disinvoltura veramente invidiabile. Un inno alle Olimpiadi del 92 che si svolsero a Barcellona e naturalmente hanno creato e hanno fatto la storia della musica. Una pista di pattinaggio circolare inaugurata a Taranto in Piazza Maria Immacolata. Allora, com'è questa pista? Bella! Sì, è meravigliosa! Ti sei divertita? Sì, tantissimo! Luci, colori, addobbi nel centro di Taranto e per questo Natale è Piazza Maria Immacolata ad ospitare la pista di pattinaggio su ghiaccio, diversa quest'anno, insolita, di forma circolare. Stiamo diventando sempre più la città dello sport, del divertimento, ci sembrava insomma interessante dare questa opportunità ai nostri piccoli soprattutto, ma anche agli adulti,
È una novità assoluta, l'unica pista circolare del sud Italia, questo lo voglio sottolineare perché insomma, cerchiamo sempre di avere delle idee singolari, delle idee diverse dalle altre. Per andare su questi pattini bisogna essere davvero dei professionisti? Beh, direi di no, il pattinaggio su ghiaccio è per tutti, davvero per tutti. Invito i cittadini a venire qui a Piazza Immacolata intanto a vedere questa pista che è veramente un gioiellino. Un tocco di magia e di entusiasmo nel cuore della città per vivere ancora più intensamente l'atmosfera natalizia. Veramente emozionata di queste iniziative bellissime che finalmente anche la nostra città può vivere e provare queste emozioni. Le piace? Molto, molto. Penso che sia una bella iniziativa per Taranto. Ma lei indosserà i pattini? No, mia figlia. I comuni della provincia di Taranto aderenti all'Unione Montedoro hanno dimezzato la spesa prevista per le luminarie natalizie. Nonostante questo, qualche sindaco promette un Natale ugualmente speciale. I comuni della provincia di Taranto si organizzano per offrire ai cittadini un periodo natalizio che lasci definitivamente alle spalle la pandemia. Il sindaco di Montemesola, Ignazio Punzi, promette alla comunità un Natale 2022 davvero speciale ed invita tutti a visitare la cittadina in occasione degli eventi in programma. Quest'anno il Natale a Montemesola è davvero speciale. È speciale perché per la prima volta in assoluto l'amministrazione comunale ha voluto coinvolgere più fattori all'interno del nostro paese. Associazioni sportive, di volontariato, proloco, confraternite e bande musicali tutti insieme per far sì che questo Natale sia davvero speciale, malgrado Montemesola, comune membro dell'Unione Montedoro, abbia aderito alla riduzione della spesa per le luminarie, così come deciso dalla stessa Unione, ma il sindaco tranquillizza. Non potevamo non pensare anche ai nostri bambini, alle famiglie, insomma abbiamo concentrato un po' tutto nel centro storico. Un grande albero di Natale sarà realizzato da un gruppo di volontari appassionate nei lavori con il tradizionale uncinetto. Hanno realizzato delle mattonelle ad uncinetto, tantissime mattonelle, attraverso le quali realizzare un albero di Natale alto ben 6 metri. A loro il compito più difficile, quello di addobbare l'albero più importante. Il TG dedicato a Taranto e alla sua provincia termina qui. I titoli, ora focalizziamo la nostra attenzione su Brindisi e Lecce. Due incendi si sono sviluppati la scorsa notte provocando ingenti danni all'interno di una concessionaria d'auto e di un'azienda. A2A pronta nuovi investimenti su Brindisi, l'annuncio della presentazione del bilancio di sostenibilità. Tiraria di cambiamento nella Fondazione Nuovo Teatro Verdi di Brindisi. Rimescolate le carte per garantire efficienza. Ed ancora ben trovati, sono diversi i mezzi distrutti in una sola notte tra Casarano, Ugento e Taurisano. È alta la preoccupazione per l'ombra del racket, la maggior parte dei roghi sembrerebbero avere origine dolosa. 5 veicoli di una concessionaria, 5 autocompattatori della società che gestisce il servizio della raccolta rifiuti dell'Aro Lecce 9. E poi un'altra auto intestata ad un calzaturificio, notte di fuoco qui a Casarano. Un vero e proprio inferno di fuoco nella notte nel sud Salento, dove le fiamme hanno distrutto 5 autocarri Fiat Iveco 330 parcheggiati nella rimessa della Tecneco, società che gestisce l'appalto dei rifiuti nei comuni dell'Aro 9 in via Guido Cingolani. Sempre in città, un secondo incendio ha interessato 5 veicoli, modello Dacia Sandero, della concessionaria Guglielmo De Nuzzo, e che erano parcheggiate, pronte per essere immatricolate e messe in vendita. Le lingue di fuoco le hanno divorate del tutto. E ancora, come se non bastasse, in via Benedetto Croce è andata a fuoco anche una mini Countryman intestata ad un calzaturificio ed in uso ad un 47enne del posto. In tutti gli episodi sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Casarano. Un duro colpo per la città. Quasi certamente un atto vandalico. E abbiamo richiesto a Lecce le immagini della videosorveglianza della zona industriale, perché ancora non la teniamo in gestione noi, ma la tengono lì a Lecce.
la contingenza di tutti questi episodi in una sola notte. Ieri un altro episodio simile è successo a Gallipoli, ora sta sicuramente alle forze dell'ordine cercare di fare tutto il possibile, noi siamo a completa disposizione loro. Non solo a Casarano, ma anche nei vicini comuni di Ugento e Taurisano si sono verificati degli incendi. Ad Ugento, in via Casarano, è andata a fuoco la Fiat Punto di un operatore TV in pensione. A Taurisano, in corso Umberto I, il fuoco ha colpito ben 3 autovetture, tutte intestate, un gommista 45enne. In entrambi i casi indagano i poliziotti del commissariato di Taurisano. Giudizio immediato per i due brindisini arrestati con l'accusa di aver cercato di estorcere denaro all'organizzatore della festa patronale del Rione Casale. Saranno processati con giudizio immediato Gennaro Di Lauro e Cosimo Carrisi, i due brindisini accusati di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti dell'organizzatore della festa patronale a Rione Casale. L'inchiesta è stata condotta dal PM Carmen Ruggero della DDA di Lecce. I difensori dei due imputati hanno scelto il rito abbreviato. Di Lauro e Carrisi pretendevano che l'organizzatore della festa di Ave Maristella cedesse loro l'autorizzazione ricevuta dal comune di Brindisi in modo da gestire il mercatino delle bancarelle come era avvenuto negli anni precedenti, ma l'organizzatore rifiutò e disse di no anche all'ulteriore richiesta di 10.000 euro avanzata dai presunti estorsori, che vennero poi arrestati dalla squadra mobile nello scorso mese di settembre, proprio mentre la festa patronale era in corso. Il tribunale del riesame ha respinto la richiesta avanzata dai difensori dei due imputati di ottenere la scarcerazione o almeno la concessione degli arresti domiciliari. Attenderanno in cella il processo, che si svolgerà davanti al GUP. Arriva all'atto finale l'operazione Federico II, che nel 2016 permise di disarticolare due gruppi criminali. In mattinata sono state eseguite 27 misure di custodia cautelare. Arriva all'atto finale l'operazione denominata Federico II, che nel 2016 disarticolò due organizzazioni di stampo mafioso dedite, una all'estorsione e al traffico di stupefacenti e l'altra all'importazione dall'Albania di ingenti quantitativi di eroina. 27 le ordinanze di carcerazione eseguite nelle scorse ore dalla Direzione Investigativa Antimafia, dopo che la Corte di Cassazione ha respinto e ritenuto inammissibili i ricorsi degli imputati, ritenendo così definitiva la sentenza di condanna emessa nei loro riguardi il 1 luglio del 2020 dalla Corte d'Appello di Lecce. Durante l'attività investigativa avviata nell'agosto del 2012 furono sequestrati anche beni mobili e immobili per i quali è stata successivamente disposta la confisca, in particolare una villa, un appartamento, un box, due conti correnti, un compendio aziendale di una ditta individuale e il 95% del compendio aziendale di una società. E da Brindisi, bilancio ed investimenti per A2A. Presentazione del primo bilancio di sostenibilità territoriale della Puglia per A2A, che ha parlato dei bivi tipici della transizione ecologica sul territorio pugliese. Durante l'incontro ad intervenire il direttore generale e training di A2A, Lorenzo Giussani, per raccontare il bilancio di sostenibilità territoriale e discutere delle prospettive territoriali. In Puglia abbiamo parecchie iniziative su cui stiamo lavorando. Sul sito di Brindisi in particolare abbiamo un progetto di realizzare uno storage elettrochimico, una batteria, e anche un progetto per il trattamento delle terre di spazzamento, che va nella direzione dell'economia circolare. Nel contempo siamo attivi anche nello sviluppo di fonti rinnovabili, quindi abbiamo un po' di progetti che vadano ad ampliare e integrare il parco di impianti che già oggi, di cui oggi siamo proprietari e che già oggi gestiamo. Una scelta non casuale quella di Brindisi come sede di questo incontro, come confermato con soddisfazione dal presidente di Confindustria, Gabriele Menotti Lippolis. È un segnale importante che A2A intanto continui a investire sul territorio, e questo lo fa perché è un'azienda seria che ha preso degli impegni sia con le aziende del territorio sia con il territorio intero stesso. È importantissimo che lo faccia raccontando bene i suoi investimenti, raccontando anche le occasioni di lavoro che ci sono per le nostre piccole e medie imprese, per il territorio stesso, e quindi credo che in questo momento, insomma, sia un momento di confronto importante con gli stakeholder del territorio, con le istituzioni del territorio. Il comune di Surbo guarda al voto e spunta l'ipotesi Trio Bis.
Siete pronti a votare nuovamente? Se è possibile, sì. Ne. Si vota sicuro? Per votare, voti la simpatia pure della persona, no? Trascorsi 20 giorni durante i quali sarebbe stato possibile ritirare le dimissioni, Surbo si prepara al voto, ma c'è la reale ipotesi di un trio bis? È un percorso che si è interrotto. Continuerà, questo dipende da una serie di fattori, di condizioni, di circostanze che al momento io non sono in grado di prevedere, quindi come dire, tutto è possibile, al momento non riesco a darle una risposta. Posso dirle però che amo il mio paese e vorrei continuare a servire. Quanto le è pesato consegnare nuovamente per l'ennesima volta Surbo a un commissario? Beh, è stata una scelta molto, molto sofferta ed è una sofferenza che nasce anche dai motivi per i quali nel 2020 ci siamo candidati per governare Surbo. Quindi credo che siano pochi sindaci che volontariamente, a meno che non ci siano situazioni di altro tipo, giudiziario, di altro genere, presentano le loro dimissioni lasciando quella poltrona. Se ho lasciato quella poltrona, che è una poltrona che ho avuto l'onore di occupare, perché davvero da un punto di vista del politico le condizioni che si erano determinate erano davvero insostenibili e non consentivano di governare bene, con amore, con spirito di servizio, con umiltà, la nostra Surbo. Reddito di cittadinanza e salario minimo tra i temi affrontati a Brindisi nell'incontro promosso dal sindacato Cobas con i rappresentanti del Movimento 5 Stelle. Un momento di confronto a Brindisi promosso dal sindacato Cobas con i rappresentanti del Movimento 5 Stelle sui temi della progressiva eliminazione del reddito di cittadinanza e del lavoro che diventa sempre meno e più precario. Inevitabile riferimento anche al salario minimo, che in questi giorni è tornato al centro del dibattito nazionale, come spiegato dall'onorevole Leonardo Donno, componente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati e coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle in Puglia. Abbiamo spronato le altre forze politiche a votare la nostra proposta di legge che era in Senato, è stata ferma per mesi lì in Senato, nessuno l'ha voluta sostenere. Oggi scopriamo che evidentemente Calenda, Renzi, sono anche lo stesso PD in maniera compatta, vuole sostenere la nostra riforma, siamo contenti di questo, ci auguriamo magari l'avessero fatto qualche mese fa quando ancora c'era un governo con una maggioranza che ci vedeva direttamente coinvolti, forse saremmo riusciti a portarla a casa. Quindi noi abbiamo dei profondi timori sul problema della cancellazione in definitiva del reddito di cittadinanza legata al mondo del lavoro. Il mondo del lavoro è sempre più ristrutturato tecnologicamente e quindi diminuisce la base produttiva, la base occupazionale, cresce la produzione. Questo significa sempre più disoccupati, sempre più emarginati nel mondo del lavoro. Cosa accade? Che la gente si impoverirà sempre di più e noi vogliamo appunto che almeno sia ripristinato completamente il reddito di cittadinanza per com'è, perché è collegato al mondo del lavoro. Ed intanto tira aria di cambiamento nella Fondazione Nuovo Teatro Verdi di Brindisi. Rimescolate le carte per garantire efficienza. Modifica del regolamento del personale, quindi modifica dell'organigramma della Fondazione Nuovo Teatro Verdi di Brindisi. Era necessario, bisognava rimescolare le carte per restituire serenità e garantire un'organizzazione orizzontale ed efficiente. Da tempo si vociferava di alcune insofferenze all'interno degli uffici, ma mai nessuna conferma. Questa novità, invece, sembra essere una risposta concreta. Nessuna gerarchia, né sulla carta, né di fatto punto di partenza ideale per raggiungere gli obiettivi del nuovo CDA. Quando c'è un prodotto nuovo bisogna anche misurare le risorse e in quel caso naturalmente trovare anche il giusto apporto rispetto alle loro potenzialità, per cui è stato necessario assolutamente cambiare. Si può ripartire in maniera serena quindi a questo punto? Io lo sono sempre stato, poi chi non lo è credo che forse abbia bisogno di più tempo anche per rendersene conto che lo stiamo facendo per Brindisi e per il teatro stesso.
Un nuovo incontro della campagna Cuori Senza Limiti, promossa dall'associazione Anne Walter a sostegno del paratleta e per l'abbattimento di tutte le barriere. Si è svolto nell'Istituto Grazia Deledda di Lecce. Mi confronto troppo spesso quotidianamente con le barriere, che sono tutte figlie di pregiudizi. I pregiudizi nascono essenzialmente dalla non conoscenza. Allora, se la gente, se i ragazzi che saranno donne e uomini del futuro vengono a conoscenza, vengono a sapere del fatto che chi non vede comunque ha potenzialità e capacità da poter fare tutto solo in maniera un po' diversa, allora tanti pregiudizi che oggi purtroppo ci sono saranno sconfitti. Un importante momento di riflessione e sensibilizzazione rivolto ai giovani sul tema della disabilità, con la presenza di paratleti che hanno portato la loro testimonianza per contribuire ad abbattere quelle barriere mentali che ancora ci sono su questa tematica. Un nuovo incontro della campagna Cuori Senza Limiti, promossa dall'associazione Anne Walter, patrocinata dall'Unione Sportiva Lecce, Comune, CONI e CIP, che si è svolto all'Istituto Grazia Deledda di Lecce. Se vogliamo promuovere una società veramente inclusiva, non si può non richiamare l'attenzione di questi ragazzi su come lo sport possa essere veramente un veicolo e uno strumento di inclusione reale. Lo sport credo che sia fondamentale, anche perché, come sappiamo tutti, lo sport è inclusione, è rispetto dell'avversario, è fair play, quindi anche pensando tra normodotati e chi ha difficoltà in questo senso, riuscire a fare un tutt'uno, cercare di fare squadra, cercare di essere e pensare tutti nello stesso modo. Ed è tutto, il nostro telegiornale termina qui, grazie per averci scelto, per averci seguito, non andate via perché tra pochissimo l'appuntamento è con l'informazione sportiva. Buon proseguimento a tutti voi. Rimani connesso, scarica gratuitamente l'app di Antenna Sud, trovi tutte le news, i programmi in streaming e on demand e le pagine social.